Benvenuti a tutti da Punto Sin Punto a questo nuovo video. Oggi parleremo dei crediti doppi e del fatto che oggi arriva in catalogo l'elefantino argento. Sì, avete capito? Quell'elefantino argento. Oltre ad esso parleremo anche degli altri ex raroni che sono stati purtroppo rimessi in catalogo nell'ultimo periodo, svalutandoli ovviamente. Partiamo coi crediti doppi. Ieri alle 13 sono state introdotte varie offerte per avere i crediti ed i diamanti doppi. L'offerta che alla maggior parte di noi è apparsa è quella dei 220 crediti e 220 diamanti al prezzo di 11,99 euro. Ad altri utenti è apparsa invece quella da 40 crediti e 40 diamanti. Infine, in rarissimi casi, sono apparse cifre differenti. Poco cambia, il mio discorso farà l'esempio dei 220, ma il principio guida è applicabile su ciascuna offerta. Il limite è di 3 acquisti per utente, il che significa che potrete acquistarne solamente 3 pacchetti per ogni account. Ovviamente vi sconsiglio di comprare questa offerta su dei cloni, perché potreste scambiarvi sì i crediti, mentre i diamanti non sono scambiabili. Ora andiamo ad analizzare però un'informazione alla quale nessuno fa mai caso. Ogni 120 crediti comprati ABBO, oltre ai 120 diamanti canonici, vi darà altri 120 diamanti extra. Questo che significa che qualora compraste 120 crediti adesso, otterreste 120 crediti e 240 diamanti. Questa è una regola che vige sempre. Perché ve la dico? Perché è in funzione anche durante i crediti doppi. Quindi, qualora acquistaste l'offerta da 220 crediti e 220 diamanti, sappiate che in realtà di diamanti ne otterreste 120 in più, ossia 340. Se poi a questa offerta da 12 euro aggiungeste l'offerta da 2 euro 20 crediti e 20 diamanti, otterreste, anziché i classici 20 diamanti, dato che viene nuovamente raggiunta la soglia di 120, altri 120 diamanti. Riassunto, comprando un'offerta da 12 euro doppi più 2 euro normali, otterreste un totale di 240 crediti e 480 diamanti, il tutto a soli 14 euro. Mica male, no? Comprando invece tutti e 3 i pacchetti dei crediti doppi da 12 euro l'uno, otterreste 660 crediti più 1260 diamanti. Mica male per 36 euro. Equivale a comprare un K a 55 euro contando solo i crediti. Valutando però che abbiamo anche i diamanti, immaginiamoli svalutati, ossia il valore minimo che questi diamanti possano avere, ossia col cambio in crediti, 10 diamanti a un credito, arriveremo a un valore in realtà totale di 786 crediti. Facendo la proporzione, è come comprare un K a 45 euro. Sappiamo però che i diamanti valgono più di quanto vengono valutati dall'ABBO cambio, valutando perciò un diamante circa 5 crediti, che è più o meno il suo valore reale. Tranne quando ci sono scrigni o altro di particolare, arriviamo a 912 crediti. Facendo nuovamente la proporzione, si va a stabilire che in pratica state pagando un K poco meno di 40 euro. Tutto questo discorso per dirvi, a tutti coloro che mi stanno scrivendo questi giorni, se vendo crediti, che in questi giorni vi consiglio di comprare da ABBO, perché attualmente il prezzo dei crediti, che mi continuate a chiedere anche questo, è un K40. Quindi in pratica su ABBO lo pagate pure meno. E soprattutto non ne ho attualmente in vendita di crediti in questo preciso momento. Ho dei rari, va bene, ma crediti attualmente no. Dato che mi chiedete anche questo continuativamente, quando ti torneranno i crediti, eccetera, per adesso comprate quelli di ABBO. Una volta che saranno finiti i crediti doppi, per rimanere aggiornati, seguite le mie storie su WhatsApp o su Instagram. Per Instagram mi chiamo steam.abbo e trovate il link in descrizione. Se invece voleste approfittare di questi crediti e diamanti per farvi HC, facciamo due conti insieme. Se avete già l'HC, comprandovi 18 mesi tramite l'offerta in pacchi dei 6 mesi, quella da 185 crediti e 185 diamanti, ed alla fine di questi 18 mesi, coi crediti della restituzione HC, che mese per mese vi saranno rimborsati, potrete nuovamente comprarvi altri 18 mesi. Alla fine della fiera avrete fatto 3 anni di HC e vi avanzeranno ancora 630 crediti, solo 30 crediti in meno di quelli di partenza, ed ancora un po' di diamanti. Il tutto comunque è schematizzato in questa cosa che vi appare. Vi ho fatti io i conti per voi, fidatevi. Se invece iniziate ora l'HC, quindi non avete già un anno di HC consecutivo come nell'esempio precedente, come potete notare, prima dovrete prendere 18 mesi, poi 12 ed infine gli ultimi 6, come da schema. In pratica, se iniziate ora l'HC rispetto a chi lo ha già consecutivamente da un anno, alla fine della fiera ricevereste solo 120 crediti in meno.
Quindi vi assicuro che conviene comunque. L'importante è che non speziate mai la serie, rimanendo un mese senza HC, che a quel punto ovviamente perdete, insomma, i vantaggi. Come prevenire ciò? Tenetevi sempre e assolutamente almeno 2 mesi di HC già incorporati in alto a destra, perché qualora vi beccaste anche per errore un ban di 1 mese, sanzione applicabile anche tramite moderazione automatica, perdereste appunto la consequenzialità e con essa tutti i benefici economici in crediti che essa vi porta. Capito? Sempre almeno 2 mesi di HC, onde evitare di perdere un sacco di crediti. Inoltre, ovviamente, a fare tutti questi mesi di HC ci saranno anche i regali HC, che attualmente sono una merda, ma ogni anno cambiano e sono sempre una merda da parecchi anni, però vabbè, ci sono gratis, uno se li può prendere. E inoltre vi ricordo anche che essendo HC, oltre a questa conseguenzialità, il 15 di ogni mese ricevete anche il 10% di tutte le spese che avete fatto in catalogo. Quindi, insomma, un surplus. Ora avete capito per cosa dovreste usare i diamanti? Fidatevi dei calcoli che sono un po' macchinosi, è vero, ma vi assicuro che spendere i diamanti per cambiarli in crediti con rapporto di 10 a 1 o per scambiare le monete di bronzo a un credito più un diamante è una delle cose più stupide che possiate fare. Approfittatene perché durerà solo altre 48 ore. Ne metteranno altri, Steen? Quando tornano i crediti doppi, Steen? Può essere che ne metteranno altri. Spesso quando mettono i crediti doppi partono col mettere per primi quelli da 12 euro, poi quelli da 20 ed infine quelli da 60. Ma a volte non succede. Quindi, anziché sperare, perché chi vi stesse sperando morì cagando, vi invito a non farvi sfuggire questa ghiotta occasione. Come fare per acquistarli? Potete pagare comodamente tramite carte prepagate Visa, Paysafe Card, più comoda ancora PayPal. Io utilizzavo Leonnet all'epoca, però non credo che sia una buona motivazione per l'autocertificazione andare a comprare Habbo Crediti. Però, se volete tentarla. Ehi, quasi mi stavo scordando, ogni 120 crediti, oltre i 120 diamanti extra, si riceve anche un sacco bonus. Questi sacchi sono dei bonus aggiuntivi e si possono contenere crediti HC, BC o Ducats. Niente di che, eh? Non mi ricordo precisamente quanto, ma tipo 5 crediti, una settimana di HC e robe così. Non solo, oltre a queste possibilità che sono fisse ogni 3 mesi, il sacco bonus cambia. Infatti noterete che ha un fiocco sopra ed un numero. Ora si chiama sacco bonus 1 col fiocco blu, quindi all'interno di questo particolare sacco bonus potreste trovare, oltre alle cose dette prima, dei furni chiamati lampada panciuta. Sono queste qua che potete ammirare, insieme alla collezione completa di tutti i sacchi e relativi premi. Si trovano all'interno del mio museo e vi lascio il link anche alla stanza in descrizione qualora voleste curiosare. Volete sapere quali sono invece i nuovi premi che ci aspettano nei successivi sacchi bonus di questo 2020? Lo so che non aspettavate altro nella vita. Eccoli qua! Tappeti a forma di zampa, macchine del caffè ed infine dei peluche a forma di Oan. Volevo dire, forma di gatto a cui è stata infilata una bomboletta di Helios su per il Baujiji. Infine ragazzi, quest'oggi uscirà l'elefantino argento su Habbo. Ebbene sì, quell'elefantino argento. Quello che mi ricordo ancora, Virgola Screen nel suo vendor Ari metteva al prezzo di 35.000 crediti cada uno. Ora, alle 7 del mattino, poche ore dalla sua apparizione in catalogo, lo possiamo vedere in mercatino al prezzo di 4.000 crediti, che è comunque più basso del suo valore medio teorico. Sicuramente qualcuno, sapendo del rumor, ha tentato di salvarsi in calcio d'angolo, anziché perdere tutto, sperare che un ignaro sconosciuto, non avvezzo alle novità, cadesse nel tranello. Non è la prima volta che persone poco informate acquistassero dei raroni quando già circolava la voce che quel furno sarebbe stato rimesso. Stavolta però era quasi impossibile non esserne a conoscenza, dato che Habbo stesso l'ha twittato e in hotel non si parlava di altro. Almeno 10 persone mi hanno avvisato in privato della notizia. Habbo comunque ha fatto un'eccellente scelta di marketing. In un periodo come questo, con un'enorme utenza online, ha ben pensato di far passare un po' di tempo. E ora che tutti sono online, fissi da oltre una settimana, e che hanno le loro necessità, i loro bisogni, quei loro vizi, no? Quel farsi che c'è. Sganciare la bomba dei crediti doppi è l'occasione d'oro per far sì che anche i più restii shoppino almeno qualche euro. Finisce qui. No, hanno dato un incentivo extra, un rarone old style. Come resistere a qualcosa del genere? Effettivamente io stesso non riesco a non shoppare. Ed era dalle anatre vecchio utente e nuovo utente, quelle dei look, che non lo facevo. La cosa che dispiace ovviamente è che questo svaluta un sacco il rarone elefantino argento. Molti si domandano come mai Habbo rimette in catalogo dei vecchi rari. In realtà la motivazione è che questa è la prima volta che vanno in catalogo. La definizione di raro, secondo Habbo, è furno messo una volta in catalogo per un lasso di tempo prestabilito e che, una volta terminato questo lasso di tempo, il furno non potrà più esservici messo.
Di norma è una sola volta. Per quanto riguarda furni come gli screen, sappiamo che di norma appaiono per 24 ore, per 4 volte in un mese, per poi scomparire definitivamente. Sapendo che questa è la definizione di raro, come mai allora gli elefantini argento già circolavano per Hubble? Dico, non hanno messo in catalogo, com'è possibile allora che circolassero? Perché questi, come anche tutti gli altri, fra virgolette, raroni, che sono stati messi in catalogo negli ultimi periodi, in realtà erano solamente dei premi competizione. Ossia, a dei vecchi giochi staff, dal 2003 al 2009 circa, date indicative, non prendetele per oro colato, erano assegnati questi rari come premi a delle competizioni indette dagli stessi moderatori. Quindi questi furni col tempo acquisirono valore, anche perché ce n'erano pochi in circolo, e di conseguenza vennero interpretati come rari, ma non erano mai stati messi in catalogo, quindi non facciamo confusione. Prima dell'elefantino a subire questa svalutazione furono la gelateria arancione che valeva 5K, di recente la gelateria verde che valeva un sacco pure quella, l'ambra gialla nel 2018, il calderone verde che ricordiamo è il furno preferito da Gwen Valentine come da domanda nell'indovinello nel mio nuovo labirinto, o il celebre poster Eid Mubarak. Andiamo con l'indovinello del giorno e dopo di esso non chiudete che scopriremo chi è il fortunato vincitore dell'indovinello del video precedente, quello della settimana scorsa. Ricordatevi di rispondere nei commenti con la lettera o il nome del furno, seguita dal tuo nickname, altrimenti non potrò pagarti. Domanda: cosa possiamo trovare attualmente nei sacchi bonus attuali? A. Un trofeo di Antigone. B. Lampade panciute. C. Palloncini dal gatto demone. Commenta con la risposta corretta, seguita dal tuo nickname. Prima di salutarci, ragazzi, nel video precedente riguardo i look in regalo per il coronavirus, vi avevo chiesto come si chiamasse questo furno. Bene, la risposta corretta era la C, occhio cibernetico. Il vincitore è, estraiamo fra questi 20 commentatori che ho numerato come da screen, con questo sito per generare numeri casuali e rullo di tamburi, è uscito il 2. Congratulazioni a Coccarigno5436. Contattami su Abbo o su uno dei miei social per ritirare il premio. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.